Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Grinone, bentornati su Radio Green. Siamo alla sesta tornata di sfide Footmas. In descrizione c'è il link a Star Select, vi ricordo il sito che legalmente vi dà i vostri FIFA Point con il codice Grinone, vi dà la ricarica Netflix, il PlayStation Network, l'Xbox Live, tutto quello che volete e di più. Ripeto, codice Grinone, link in descrizione. Preparatevi già per i toti, ragazzi, consiglio mio. Poi avete il link per OneFootball, l'applicazione che vi dà tutte le news sul mondo del calcio in perdibile, assolutamente. Ormai chi mi segue la deve avere sul cellulare. Allora, sono uscite tre sfide, è uscita anzi una nuova icona. Abbiamo Bruma, abbiamo Khedira, abbiamo Lacazette e poi Roy Keane. Allora andiamo subito a vedere Armindo Bruma, signori. La sfida richiede un costo di 30.000 crediti più o meno, 3 giocatori della Bundes, un giocatore in forma oppure del FUT Champions, massimo 4 giocatori dello stesso campionato, overall della squadra 83, intesa 75. La carta si presenta con 82 overall, ruolo COC, anche se lui calcisticamente nasce come ala sinistra, quest'anno l'hanno messo COC. 95 velocità, 78 tiro, 75 passaggio, 88 dribbling, 35 difesa, 66 fisico, 4 stelle sia nel piede debole che nelle skill. Un work rate alto medio. Allora, statistiche: accelerazione 97, sprint 93, tanta roba. Andiamo a vedere il dribbling, che anche quello è messo molto molto bene. Agilità 96, equilibrio 93, riflessi 77, controllo palla 85, dribbling 90. Per quanto riguarda poi il tiro, abbiamo 79 posizionamento, 75 finalizzazione, 86 potenza tiro, 78 tiri dalla distanza, 64 tiri al volo, vabbè, i rigori 75, frega cazzo a nessuno. I passaggi: visione di gioco 72, cross 75, passaggio corto 78, passaggio lungo 66, non benissimo, 80 nell'effetto. Difensivamente lasciamo perdere, colpo di testa anche non è il massimo perché abbiamo 57 più un 76 nell'elevazione. Mi sta venendo il singhiozzo, signori, addirittura, mentre il raffreddore mi abbandona, mi arriva il singhiozzo. 80 nella resistenza, 56 nella forza fisica. Che tipo di carta è sta qua? Secondo me per 30.000 crediti, ve lo dico subito, lo potete anche fare. È ottimo come super sub, interessantissimo da utilizzare in un 4-2-3-1 come COC di sinistra o di destra, secondo me, vista la velocità che ha. Il work rate è buono, le 4 stelle piede debole, lui è calcia di destro come piede preferito, però lo potete usare, ripeto, sia a destra che a sinistra. Per 30k, ragazzi, qualcosa meno perché avrete sicuramente qualche giocatore in squadra, direi anche che questa carta qua è worth, si potrebbe anche fare. Footmas, per quanto riguarda la Bundes, sta regalando delle belle sorprese, signori. Passerei adesso a Sami Khedira, il quale dovrebbe costare intorno ai 40.000 crediti, con un giocatore della Serie A, con minimo 3 giocatori germanici, tedeschi, 6 giocatori massimo della stessa, non nazionale, ma dello stesso campionato, no, della stessa nazione, scusate, 6 giocatori massimo stessa nazione, overall minimo 84 della squadra e intesa 65. Allora, il buon Khedira, 87 di overall, 60 velocità, 78 tiro, 82 passaggio, 80 dribbling, 83 difesa, 85 fisico, 2 stelle skill, 4 stelle sul piede debole, work rate è alto alto, costa accelerazione 56, lo sprint 63, non so come faccia a correre. Valori buoni ce ne sono, per carità, ragazzi, perché abbiamo, per quanto riguarda il dribbling, 89 riflessi, 86 controllo palla, 83 dribbling, peccato abbiamo già detto agilità ed equilibrio che non sono il massimo. Difensivamente è anche molto buono, 88 intercettazioni, 77 colpo di testa, vabbè, però è alto comunque 1,90, 81 marcatura, 85 contrasto in piedi, 77 scivolate, c'ha un 79 nella resistenza che vabbè non è proprio il massimissimo, però ci può anche stare, un 89 nella forza fisica è buono, 83 anche in aggressività, anche i passaggi sono molto buoni, visione di gioco 84, passaggio corto 87, passaggio lungo 84, però ragazzi sinceramente questa carta qua, allora, è poco più forte della sua versione 86 della Champions, che costa 20.000 e quindi la metà. Considerato che poi in Serie A come centrocampisti forti ce ne sono veramente una marea, perché ce ne sono tanti, io sinceramente Khedira non vi consiglio di farlo come carta da utilizzare nel vostro 11 titolare. Fatelo proprio se avete crediti da buttare via, se volete proprio a sfregio avere una carta in più, ma sinceramente non vale la pena di farlo questo, e direi anche lasciate perdere, cioè... La cosa che proprio un altro utilizzo che potrebbe avere è buttarlo dentro una sfida, perché hanno 87 di overall, ma comunque costa 40k farlo, quindi anche lì
siamo un po' borderline come valutazione. Direi che si può pure fare a meno di farselo tranquillamente. Passiamo adesso al pezzo forte della tornata, ovvero Alexandre Lacazette. Qua minimo giocatori della Premier 4, del giocatori dell'Arsenal minimo 1, della stessa nazione, signori, massimo 4 giocatori, un overall 86, ragazzi, e un'intesa 80. Qua il costo è intorno ai 180.000 crediti. Bene, qualcuno di voi su Sonaldo mi ha detto ma non hai considerato questo e quell'altro, quindi cerchiamo di essere giustamente più dettagliati con questo bel Lacazette, che si presenta con un 86 di overall come la sua versione in form, 85 velocità, 85 tiro, 73 passaggio, 87 dribbling, 41 difesa, 73 fisico, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, work rate alto medio, quindi qua ci siamo, come caratteristiche per un attaccante sono anche buone, accelerazione 82, sprint 87, molto buono i valori sul dribbling, abbiamo 88 agilità, 87 equilibrio, 88 riflessi, 85 controllo palla, 88 dribbling, anche il tiro non è male, 89 posizionamento, 89 finalizzazione, 83 potenza tiro, 77 nitidità della distanza, vabbè, tiri al volo 83, rigori 87, un colpo di testa 74 con 76 di elevazione, 76 nel la resistenza, vabbè, 71 forza fisica, 70 aggressività, abbiamo poi un passaggio corto 81, un passaggio lungo 59 non è il massimo, l'effetto 75 qua non è il massimo. Allora sta carta sinceramente, ragazzi, considerando che la sfida costa 180, che l'inform sta sui 217, potrebbe anche magari, chi lo sa, scendere qualcosa, perché l'inform ha un po' meno velocità e un po' meno dribbling, però ha più tiro, più passaggio, più difesa, più fisico. Sta carta qua, ragazzi, io, detto proprio così, fuori dai denti, non consiglio di farla, ma proprio per niente. Ma proprio per niente. Anche perché, signori, questa settimana nel Team of the Week c'è un certo Gabriel Jesus in form, che come statistiche è meglio rispetto alla Lacazette Footmas e costa 200.000 crediti, perché il price range è quello là. Infatti è estinto sul mercato. Cioè, io vi direi, se volete buttare via 200k, piuttosto prendetevi Gabriel Jesus in form e Lacazette, proprio lasciatelo perdere, ragazzi, questa carta qua Footmas. Inizialmente nell'hype così sembrava anche abbastanza buono, ma signori, ripeto, prendetevi tranquillamente Gabriel Jesus in form, che è statistiche alla mano, è meglio, è molto molto meglio. Infatti spero di trovarlo nei player pick, se volete venire a scoprire cosa cazzo troverò, vi invito di nuovo in live, che apriamo anche i pacchetti di qualcun altro se vuole, così ci facciamo due risate. Andiamo a vedere invece il caro signori Roy Keane, che costa intorno ai 730.000 crediti, quindi si attesta comunque sulle SBC delle Icon Prime uscite a parte Ballack, quindi parliamo di Rui Costa e parliamo di Sol Campbell. Non sono richieste icone nella sua SBC. Sì, e ragazzi, questa carta è una carta interessante, perché vabbè, 90 overall, 72 velocità, 71 tiro, 85 passaggio, 81 dribbling, 87 difesa, 89 fisico, 2 stelle skill, 3 stelle sul piede debole, alto 1,80 m, work rate medio-alto, quindi prettamente un centrocampista difensivo, e statistiche alla mano c'è tanta roba, la velocità buona per un centrocampista, 70 accelerazione, 73 sprint, io vi vado a vedere proprio i valori, quelli belli pesanti, perché abbiamo 92 riflessi, abbiamo 94 intercettazioni, 94 contrasti in piedi, 87 scivolate, 93 nella resistenza, 86 forza fisica con 96 aggressività, passaggio corto 92, passaggio lungo 89 con visione di gioco 87, signori. Per chi chiede cosa serve la visione di gioco, è quel valore che permette ai giocatori di fare dei passaggi anche quando magari o sono di spalle, di schiena, comunque quando non hanno la visuale libera, hai capito? La visione di gioco è quel valore che aumenta o diminuisce il successo del passaggio. Cioè, questa è una carta sinceramente bella tosta, è una carta bella tosta per 730k, comunque con le sfide che bene o male in pacchetti vi ridanno indietro 250-300.000 crediti di pacchetti che potete tenervi via, come farò io con la sfida di Rui Costa che ho fatto per i Team of the Year, a meno che non mi parte il matto che me li apro subito. Roy Keane ve lo potrei anche consigliare, ragazzi, non è Makelele, non è neanche forse Kanté, perché Kanté è proprio metagame, però se volevate farvi un centrocampista difensivo che non costasse una botta dei milioni di crediti, tenete conto che il suo prezzo è intorno agli 800k, quindi con la sfida spendete 730, spendete 70k di meno, in più avete 250-300k di valore in pacchetti.
Se volevate farvi un'icona centrocampista e difensivo, potete anche considerare di fare Roy Keane. Diciamo che è una carta che stuzzica. A me stuzzicherebbe, ragazzi. Detto questo, detto tutto, signori, io vi ricordo di andare anche sotto il mio profilo Instagram, green_barba, lasciare un bel mi piace al video, iscrivervi al canale se non siete iscritti. Noi ci vediamo domani sera in live e poi con un altro video di queste bei footmas, ragazzi, fino a Natale, duri, cattivi, progressivi. Un salutone al vostro Grinone, come sempre, qualità. Ciao belli.